Ciao a tutti, oggi in questo live volevo parlare un attimo di un personaggio particolare, ok, della scena musicale italiana, ok? Volevo parlare di Mahmood. Se non lo conoscete, Mahmood è un cantante che è diventato famoso non molto tempo fa e ha partecipato a Sanremo e sta per uscire proprio un suo nuovo album adesso, ok? È del 92, quindi credo che abbia sì, 29-30 anni. Sto guardando adesso su Instagram ha più di 1 milione di followers, ok? E niente, volevo condividere con voi un attimo le cose che Mahmood ha dichiarato negli anni passati, perché è sempre utile un attimo rinfrescarsi la memoria, ok? Nel sito del giornale del Mattino del 2019, Mahmood è stato intervistato poco dopo Sanremo, credo. E ha praticamente dichiarato dicendo il coming out non è importante, quindi titoloni di il coming out è inutile, il coming out non è importante. Mahmood dice queste cose così, ok. Dice che dire essere gay non porta da nessuna parte. Se continuiamo con questi distinguo, l'omosessualità non sarà mai percepita come una cosa normale. E quando viene fatto notare che c'è della gente, per esempio in Egitto, che viene ammazzata e muore perché gay, la sua risposta è: posso solo sperare che la situazione migliori. Mi fa stare molto male che in Egitto, in tutti questi paesi, ci sia questa disparità. Ok, quindi è molto interessante vedere come per Mahmood risolvere i problemi significhi far finta che non esistano. Ok? Poi ci sono molti articoli di questo tipo, dove ha dichiarato che il coming out è inutile e non serve a niente. E poi cercando online ho trovato perfino una pagina che si chiama Amore Puro, che vi metterò il link qua perché è da vedere, dove praticamente è una pagina di estremisti cattolici che pensano niente, che l'omosessualità è un peccato, che l'omosessualità è sbagliata, che siamo tutti dei peccatori da curare. E questa pagina ha preso l'articolo di Mahmood citandolo come un paladino, dicendo che Mahmood non è uno schiavo dei pregiudizi, dei cliché e non ha una visione del mondo sessocentrica. Ed è giusto che non voglia parlare di una cosa della sua vita privata. Ok, allora. E dicendo che appunto questa è una cosa riguardante la sua sessualità. Ok, allora. Io vorrei fare questo discorso un'altra volta, rivolto a questa pagina, ma a tutti in generale. Perché quando si parla di omosessualità si deve tirare in ballo la sessualità e quando si parla di eterosessuali no? Perché? Cioè non c'è... Perché? L'orientamento sessuale è l'attrazione che hai nei confronti dell'altra persona, ok? Ovviamente c'è la componente sessuale, ma non si sta parlando di sesso, ok? E perché... Per una persona che gira per strada, che sta con sua moglie a braccetto, che è etero, non è un problema, e però per me sì. Se mi vedono, ah, ma no, è meglio che tu non lo dici perché la sessualità è una cosa privata. Perché, scusa? L'eterosessualità non è una cosa privata. Perché lo deve essere l'omosessualità? Io non capisco questo ragionamento proprio. È insensato. È insensato. Smettiamola, l'orientamento sessuale è una caratteristica. Non è niente di male, non è niente di bello, è una cosa. Non è strettamente legata all'ambito sessuale, ovviamente è legata, perché ovviamente tu fai sesso con le persone che ti piacciono, ma l'orientamento sessuale è una cosa normale. Cioè non capisco questa ossessione dei gruppi estremisti, ma anche di molti gay e persone LGBT che dicono che l'orientamento sessuale è una cosa privata e quindi stanno nell'armadio 50 anni e non si dichiarano, non fanno coming out perché sai, è una cosa meglio vivere nell'ombra e nascondersi. E poi aggiunte tutte le giustificazioni, le scuse che la gente sempre trova per non dire che è gay o per fare coming out, del tipo, ah sì, mia madre è troppo vecchia, non capirebbe, 80 anni. Ok, quindi sei stato 60 anni nascosto. Che cosa hai fatto tutto questo tempo? Hai aspettato per arrivare a 60 anni e usare questa scusa? Vabbè, anche questo apre sempre molti dibattiti, però. E poi, per ultima cosa, ma ripeto, ce ne sono tantissimi di articoli, poi ve li lascerò qua.
Ultimamente, lo scorso dicembre, Mahmood ha fatto una collaborazione con un'associazione del MOIGE, che è un'associazione dei genitori italiana, e per la lotta al bullismo. Poi dopo vai a vedere questa associazione, e questa associazione, il MOIGE, è la stessa che ha supportato Barilla quando sosteneva che esiste solo un tipo di famiglia, quella tradizionale, con padre padrone, madre sottomessa e i figlioletti, ok, tutti etero ovviamente, e allo stesso tempo questa associazione è la stessa che ha censurato diversi contenuti LGBT nella televisione italiana. Della serie non riusciamo mai a fare una cosa nel verso giusto. Cioè, avrebbe potuto sostenere 1 miliardo di associazioni? No, va a sostenere il Moige. Io, ragazzi, sono senza parole. Vabbè, comunque, chiusa la parentesi su quello che ha fatto Mahmood, ok? Ora parliamo un attimo del fatto, ricordiamo che ci sono molti gay che sostengono, adorano e ammirano Mahmood, perché ovviamente è un personaggio moderno, che attira soprattutto i giovani, molto alternativo, gente ossessionata con lui. E il fatto che abbia detto tutte queste cose o supportato queste associazioni non gli frega niente, non gli importa niente. Ma io non mi stupisco, perché è un po' come, so che può sembrare strano, ma è come il cinghiale che si innamora del cacciatore. Però è la stessa cosa dei gay che votano Salvini e la Meloni, è la stessa cosa. Non so questo strano, meccanismo mentale che avviene, però è anche vero che i ragazzi e uomini gay, appena vedono una foto di Mahmood mezzo nudo o vedono un nuovo album, perdono la testa e hanno questa capacità di resettare tutto quello che è successo nel passato e adorare questa persona, perché per la sua musica, perché va adorato. Ma non mi stupisco, perché alla fine ricordiamo che siamo tutti uomini, gay o etero, quindi non mi stupisco neanche tanto. Però la mia domanda è un'altra, a parte questa cosa imbarazzante, ma ce lo meritiamo davvero in Italia un altro personaggio di questo tipo? Perché per me no? Per me no. Perché se guardiamo al passato, ma anche recente, abbiamo avuto così tante gay finocchie velate di questo tipo che fa venire la nausea se ci guardiamo. E con gay velate intendo persone dello spettacolo, della musica, del cinema che hanno mangiato sul pubblico gay per poi rivelarsi semplicemente non dico anti-gay, ma quasi, oppure fare queste dichiarazioni sconcertanti. Sconcertanti. E faccio esempio, parliamo di Marco Carta, che ha passato tutta la sua vita a non dir niente, muto, e no, perché il coming out non bisogna fare, è una cosa personale, è una cosa privata, con chi esco io sono affari miei. Ok, poi nel momento che ha visto che rubare cosa alla Rinascente non gli dava abbastanza popolarità, non lo aiutava nelle vendite, ha detto: ma andiamo dalla D'Urso, andiamo dalla D'Urso a dire tutti che sono gay e esponiamo anche il mio ragazzo. Sì, fino a ieri dicevo no, perché è una cosa privata, personale, no, no, il mio ragazzo. No, però adesso andiamo, diciamolo a tutta Italia, un pubblico, diciamolo a tutti. E dico, per carità, bravo che l'hai fatto, bisogna farlo, sono contento perché è importante, ma che disagio nel tutto, nel processo. E poi se continuiamo, andiamo avanti, perché ce ne sono, Mengoni che ci ha letteralmente fracassato le scatole con la sua musica, questa è opinione personale, però anche ripetendo alla nausea che lui non vuole etichette, che l'amore è libero da schemi, pregiudizi, non bisogna mettersi in cose mentali, io amo tutti, io amo il mondo, amo tutti. Ok, allora di che sei Finocchio, cioè ci vuole così tanto? Ti dà così fastidio? È così spaventoso, traumatico? No, no! È questo che mi fa innervosire, la gente che no, perché le etichette non servono, sono inutili, mondo free, amore libero. E poi hai tutti questi problemi a dire che sei gay, ma cos'è? Dillo e basta, basta, you boy, hai 50 anni fra un po', dillo, cosa vuoi aspettare tutta la vita? Tanto tutti lo sanno e tutti lo sanno già da un secolo, dillo, ti togli questo peso, stai meglio anche te. Perché questa cosa del discorso delle etichette che mi fa innervosire, perché poi questa stessa gente, c'è un sacco di gay che fanno questo discorso e poi su Instagram, fitness, vegan, vegetariano, filantropo, musicista, cantante, storico, attivista, libero del... Però no,
Finocchio gay è troppo difficile, troppo personale, ok? Ci deve interessare che cosa metti nel tuo sistema digestivo tutti i giorni, però no, il fatto che tu sei gay è troppo personale e privato, non sia mai, che lo dici o fai coming out, perché è personale, ok? E questo è il gran livello di assurdità che continua a succedere. E poi se andiamo ancora indietro, andiamo indietro. Renato Zero, una finocchia persa, un'icona ai tempi, un'icona LGBT molto alternativa, vistosa, con una musica molto, molto gay, perché era bella la musica, e anche il suo modo di fare era molto queer, ok? Adesso una asceta, un monaco tibetano contro la famiglia gay, contro qualsiasi cosa che si discosti dalla roba tradizionale. Stesso discorso per la Cuccarini, una cantante, per carità, brava, e lo dico, brava, competente, ballerina soprattutto, che ha mangiato sulla testa dei gay per 40 anni, non so, e adesso è diventata un'omofoba contro le adozioni gay, contro tutto, a livelli di estremisti cattolici. Questo a me fa... Mi fa imbestialire. E perché questa gente ha una risonanza, ha un pubblico che lo segue. E poi io non so se Mahmood vedrà mai questo video. Però io, per esempio, per la mia esperienza, ho lavorato nelle scuole superiori, medie, sono stato a contatto con i ragazzi. Io vedo che la situazione è un pochino migliore di quando io ero a scuola. Ma ancora non siamo proprio al top. Cioè, il bullismo, l'omofobia brutta, la gente che viene picchiata, presa in giro costantemente per anni del loro percorso scolastico, esiste, ok? E siamo tutti responsabili, sono tutte per responsabili le persone che non fanno niente per cambiare la situazione, che non intervengono, soprattutto nei paesini, nelle province, non dico nelle città grandi, magari la situazione è un pochino migliore, ma soprattutto nelle province, nei paesini, queste cose esistono ancora. E tu, persona con 1 milione di follower su Instagram, dichiari a testate locali queste cose? Cioè, ma capisci l'impatto che hai? Dici che il coming out non è importante? Guardate, il coming out, puoi avere tutte le opinioni che vuoi, ma il coming out è importantissimo, ok? Tutti dovrebbero farlo, ovviamente, quando se la sentono, quando sei sicuro, sei in un ambiente sicuro e puoi farlo senza avere delle ripercussioni ovviamente brutte nella tua vita, ma è importante per normalizzare tutto questo, per togliere questa paura della parola gay, per togliere questa offesa che è la parola gay in alcuni ambienti. Dobbiamo normalizzarlo e se non facciamo coming out e stiamo nell'armadio, cioè le cose non si sono risolte mai in questo modo, in nessun momento della storia. Cioè, per esempio, le donne, le lotte femministe non hanno conquistato il voto stando in casa dicendo: ah, no, non importa che votiamo, non importa. Cioè, è la stessa cosa. E a me sembra strano però doverlo ancora spiegare a queste persone che evidentemente non hanno mai letto un libro, perché queste cose si capiscono leggendo cose, parlando con altre persone. E quindi niente, solo questo volevo dire. Cerchiamo di mandare messaggi migliori. Perché le tue parole vengono usate anche dagli altri, ok? E soprattutto da testate, da associazioni che pensano che essere gay è una malattia. Le tue parole vengono usate. Quindi stiamo attenti, non diciamo cose tremende. E ricordiamoci che se non sai cosa dire, nessuno ti obbliga a parlare. Stai zitto. È un'alternativa sempre valida, che non consideriamo purtroppo molte volte. E niente. Mi raccomando, lasciate un commento e dite quello che ne pensate sulla situazione e vi lascio qua alcuni link, così se volete dare un occhio agli articoli. Vi lascio anche il link della pagina Facebook Amore Puro, se volete segnalarla, perché mi sembra assurdo che Facebook permetta queste cose, ma lo permette. Quindi niente, ci vediamo al prossimo live. Ciao ciao!